Ciao a tutti, bentornati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Per prima cosa vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube, perché Facebook continua a penalizzare determinati contenuti. Allora, nel mio ultimo libro, eccolo qua, Scomode Verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, edito Paper First, lo trovate in tutte le librerie e nei negozi online, c'è un capitolo intitolato Fino all'ultimo ucraino. E vi vorrei leggere alcune righe che ho scritto 2 mesi fa. In questo momento, tra l'altro, sono soprattutto gli ucraini che necessitano di essere salvati. Invece no, c'è chi continua a vedere nei giovani ucraini soltanto carne da cannone. Il bello è che sono coloro che in TV e sui giornali dicono di stare dalla parte della popolazione ucraina. Sono quelli che postano su Facebook i colori della bandiera ucraina, quelli che rispondono con Slavo Ucraini, Gloria all'Ucraina, a coloro che provano a ragionare, che da mesi parlano di negoziato, che si sono sgolati nel sostenere le ragioni della pace, e che hanno ricevuto insulti per aver osato mettere in dubbio l'efficacia delle sanzioni contro la Russia. Noi, che siamo stati delegittimati, offesi, ingiuriati, bollati come collaborazionisti del Cremlino, stavamo e stiamo ancora davvero dalla parte degli ucraini. Chi, al contrario, ha contribuito al massacro di decine di migliaia di giovani inviando armi su armi a Zelensky, costringendolo a non trattare con Mosca e confidando nell'efficacia della controffensiva di Kiev, non ha mai avuto alcuni interessi per i giovani ucraini. Oltretutto, chi ha alimentato la guerra non l'ha fatta perché confidasse davvero in una vittoria finale, semmai era interessato al prosieguo della guerra stessa. Interessati ad una guerra duratura, più che a una guerra di successo, per utilizzare le espressioni che usò Assange per descrivere gli obiettivi in Afghanistan. Una guerra duratura, non una guerra di successo, perché soltanto una guerra duratura consente quel passaggio di denaro proveniente dalle nostre tasse direttamente nel complesso militare-industriale, nelle fabbriche di armi, nelle casse di coloro che si arricchiscono grazie alle guerre, al business della ricostruzione, alla vendita di armi, al capitalismo finanziario che detiene i principali pacchetti azionari delle principali fabbriche di armi del pianeta, che sono per lo più tutte nordamericane. Questo scrivevo e scrivo nel libro Scomode Verità. Stamattina il Fatto Quotidiano apre, molti giornali riprendono la notizia, con una notizia di ieri. Alcuni alti ufficiali, tra l'altro vicini all'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, che è stato poi messo un po' da parte da Zelensky, alcuni ufficiali ieri hanno parlato con il sito politico e gli hanno detto che la situazione al fronte è devastante, insomma l'Ucraina è vicina al collasso. Tra l'altro tesi che molti di noi sostengono da mesi. Eccolo qua, lo trovate. I generali ucraini di sfatta vicina, mentre Stoltenberg crea il fondo Zelensky, soldi nostri. Alti ufficiali e politici ucraini, difese al collasso, se Mosca concentrasse gli attacchi sarebbe finita. Sentite qua, i generali ucraini annunciano la catastrofe imminente. La guerra in Ucraina è un punto di svolta, l'esercito di Kiev è in evidente difficoltà, il fronte rischia di collassare. A lanciare l'allarme, la conversazione con il sito politico sono alcuni alti ufficiali che hanno servito sotto l'ex capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny. La linea di difesa potrebbe crollare se ai soldati del Cremlino fosse ordinato di concentrare gli attacchi. Mentre avviene questo, Zelensky, chiede altre armi, dateci tutte le batterie di Patriot di cui disponete, siamo l'unico paese che deve far fronte ad attacchi con missili ipersonici. Come dire, stiamo ricevendo troppi missili, aiutateci, più che comprensibile. E Stoltenberg, che oltre ad essere il segretario generale della NATO, dunque il capo dell'Alleanza Atlantica, che è un'organizzazione militare offensiva, non difensiva, comandata dagli Stati Uniti d'America, e anche, tra l'altro, ex premier 2 volte, è stato premier norvegese. La Norvegia è uno dei paesi che si è arricchito maggiormente grazie alla strategia folle europea delle sanzioni alla Russia, perché la Norvegia ha sostituito parte del gas russo e del petrolio russo con il proprio gas, produce gas e petrolio, dunque si è arricchita grazie alla guerra. E Stoltenberg dice: dobbiamo affidarci meno ai contributi volontari dei singoli paesi e più agli impegni dell'alleanza. Meno alle offerte a breve termine, più agli impegni pluriennali per convertire gli aiuti militari bilaterali dei singoli stati con l'Ucraina in un programma metodico controllato direttamente dalla NATO. Per far questo ha proposto la creazione di un fondo da 100 miliardi di dollari a cui tutti i paesi membri dovranno contribuire. 100 miliardi di dollari sono circa 4 volte l'ultima legge finanziaria, l'ultima legge di bilancio della Repubblica Italiana, per intenderci di quali cifre stiamo parlando. Mentre l'Ucraina sta collassando, pensano a dei piani pluriennali, da qui ai prossimi 5 anni, di acquisto di armi per l'Ucraina, armi che vengono acquistate soprattutto dalle, chiaramente,
principali fabbriche di armi del pianeta, che sono quasi tutte, ripeto, nordamericane, alcune europee importanti. L'Italia ha la Leonardo, credo sia l'11ª a livello mondiale, ma le prime 5 sono nordamericane: Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, Raytheon Technologies, la 6ª la Bay System è britannica. Dunque, ma questo lo dicono i principali giornali americani, la maggior parte dei denari, di questi 100 miliardi di euro, di dollari, stanziati da tutti i paesi che fanno parte della NATO, finiranno direttamente nelle casse delle principali fabbriche di armi e quindi finiranno per lo più nelle casse statunitensi. Ricordo sempre che i principali investitori istituzionali di queste fabbriche di armi sono tutti fondi di investimento finanziario o banche d'affari, per lo più americane: Vanguard Group, State Street Corporation, BlackRock, JP Morgan, Merrill Lynch, Longview Management, che è una compagnia canadese. È facile, basta fare una ricerca su internet. Ora, mettete in relazione Zelensky, che giustamente, io lo capisco, gli hanno imposto di non trattare con Mosca, che dice dateci altri missili, altrimenti alla fine, con quello che ci hanno raccontato rispetto proprio ai missili. Queste cose le dico spesso, ma le ripeto. Putin ha finito i missili, ora Kiev può vincere. Il giornale, 5 maggio 2022. L'intelligence USA è sicura, la Russia sta finendo i missili, Huffington Post, 18 ottobre 2022. 2022, Zelensky sbugiarda Putin, ha finito i missili, ecco la prova. Zelensky, libero, 19 ottobre 2022. Putin, le scorte di missili stanno terminando, ne restano solo per 3 attacchi, 3, soltanto 3. Il messaggero, 22 novembre 2022. E Mosca ha quasi finito le scorte di armi, il giornale 11 gennaio 2023. Perché dico questo? Perché la narrazione, le balle che ci hanno raccontato, la propaganda oscena del blocco occidentale, aveva un obiettivo, quello di trascinarci sempre più in guerra, o meglio, convincere noi, ma anche illudere gli ucraini, convincerci appunto di una possibile vittoria, e illudere gli ucraini su una possibile vittoria. E per me lo fanno ancora in maniera spietata. Poi non mi stupirei di nulla, nel senso, sono così folli i politici europei. Quando Macron parla della possibilità di inviare addirittura truppe dei paesi NATO in Ucraina, quindi, dunque sì, significherebbe terza guerra mondiale, cioè questi sono capaci di queste follie. Però credo anche che in realtà stiano dicendo queste scemenze, queste follie, anche per continuare ad illudere gli ucraini. Resistete un altro po', quantomeno fino alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, perché immaginate se l'Ucraina collassasse nelle prossime settimane, che figura farebbe Biden nella prossima campagna elettorale? Dovrebbero mettere da parte. Poi non è che sono sicuro che sarà lui davvero il candidato, perché non è lucido. Resistete fino alle prossime elezioni al Parlamento europeo, altrimenti che figure ci fanno questi paesi che hanno addirittura avanzato l'ipotesi di vittoria finale di Kiev, eh? Che hanno evitato di ragionare di negoziato, di compromesso, di analizzare anche le richieste, alcune legittime, anche da parte russa, perché ci sono delle richieste legittime di sicurezza, ci sono, e esiste anche la ragione dell'altro, al di là dell'invasione, esiste. Tutti coloro che hanno evitato di parlare di negoziato, hanno addirittura ragionato e sperato nella vittoria finale di Kiev, anche nella riconquista della Crimea. Ricorderete Draghi che diceva la vittoria di Kiev è decisiva addirittura per l'Unione Europea. Se la Russia dovesse vincere la guerra, ma addirittura un pareggio confuso, disse Draghi, sarebbe la fine per l'Unione Europea. Dunque la guerra in Ucraina è diventata quasi un obiettivo esistenziale per l'Unione Europea stessa. Follie. Tanto Draghi è un ottimo amico dei vertici di BlackRock. Tutto questo ci è stato detto per continuare la guerra il più possibile. Ed arrivare a questo punto qui, a un punto drammatico, i generali ucraini disfatta vicina. E io mi ricollego a un pezzo uscito, lo cito nel libro, sulla Repubblica, alcuni mesi fa. Ucraina a corto di soldati, servono rinforzi. Sarà reclutato anche chi lavora all'estero. I generali chiedono altri 500.000 uomini. Il governo abbassa l'età della leva da 27 a 25 anni. Dunque, c'è un problema di uomini, non soltanto di armi, di uomini. Gli ucraini stanno scomparendo, massacrati durante la controffensiva, che è stato un fiasco totale, quella controffensiva che avrebbe dovuto addirittura portare alla riconquista dei territori perduti, addirittura fino alla Crimea, pensate, fino a Sebastopoli, pensate alle scemenze che ci hanno raccontato, e questa è la realtà. Il bello è che coloro che dicono stiamo dalla parte degli ucraini stanno contribuendo alla loro totale distruzione, cioè questa è la realtà. La realtà appunto che chi oggi sta sostenendo, tra virgolette, di stare dalla parte dell'Ucraina, in realtà vuole, sta
realizzando una strategia che sta portando al massacro, per evitare di ragionare di negoziato quantomeno prima delle elezioni presidenziali o delle, parlo degli Stati Uniti d'America, prima delle elezioni parlamentari. Questa è la realtà. Cioè, ascoltare Zelensky, ascoltare Stoltenberg, proporre un piano da 100 miliardi a cui tutti i paesi membri dovranno contribuire, è una roba che è devastante. Qua parliamo di 100 miliardi di dollari che vogliono essere investiti in questo momento in un piano di 4-5 anni per sostenere l'Ucraina, al posto di trattare in un momento nel quale gli stessi ucraini, generali ucraini, dicono che l'Ucraina è vicina al collasso. Tra l'altro, e lo scrivo nel libro, io ricordo sempre che, ma bastava studiare un po' la storia, i russi, che veramente hanno combattuto con un, diciamo, non senza utilizzare tutto il potenziale bellico a loro disposizione, mentre la propaganda occidentale, il blocco occidentale ci diceva quello che vi ho detto, i missili stanno finendo, addirittura la von der Leyen disse i soldati russi stanno, cioè, numero uno della Commissione Europea, stanno smontando frigoriferi e lavastoviglie per trovare semiconduttori, la componentistica militare. E Repubblica scriveva, i russi stanno combattendo con le pale, strategia bellicista, convincerci, la vittoria è vicina, ce l'abbiamo fatta, la strategia funziona con quei nostri sacrifici, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, il gas, va bene, tanto la vittoria è vicina. Non solo la vittoria non è mai stata vicina, ma si è sempre allontanata, non c'è mai stata l'ipotesi della vittoria. L'ipotesi è stata sempre di creare una guerra duratura per arricchire l'industria bellica, soprattutto statunitense, arricchire coloro che volevano sostituire chiaramente il gas russo di ottima qualità e a basso prezzo con del gas liquido, soprattutto statunitense, anche norvegese, e allontanare dal punto di vista strategico Russia, soprattutto dalla Germania, diciamo da tutta l'Europa, che è sempre stato un obiettivo strategico britannico. La crescita economica, finanziaria, industriale tedesca, soprattutto negli ultimi 15 anni, periodo d'oro, diciamo, della Merkel, è stata legata alle forniture di gas con Gazprom attraverso il Nord Stream 1 e 2, tant'è che l'hanno sabotato gli ucraini, chiaramente con l'aiuto dei servizi segreti occidentali, dei paesi, anche la Norvegia sicuramente, no? Gli Stati Uniti d'America, lo sappiamo, no? La realtà è questa qui. Vi dicevo, questo è stato sempre l'obiettivo, questo qui. Mai la vittoria, anche perché, vi dicevo, la Russia, che ha combattuto non utilizzando tutto il proprio potenziale bellico, ha sempre fatto affidamento su che cosa? Sul tempo. La famosa guerra di logoramento, che storicamente le guerre di logoramento hanno avvantaggiato i russi, proprio perché vivono in un territorio così grande che è autosufficiente dal punto di vista del petrolio, del gas, della produzione alimentare, dei fertilizzanti, dell'acqua. Quando ci raccontavano hanno finito i missili, io raccontavo un'altra verità. Ho fatto dei documentari per l'OFT, dall'altra parte, andando nella zona degli Urali di Ekaterinburg, dove ci sono le principali fabbriche di armi, l'industria pesante, prima sovietica e poi russa, e raccontavo, guardate, qui lavorano tutti, hanno assunto personale su personale, dunque se assumono delle persone e gli impongono di lavorare, diciamo, 3 turni su 24 ore, è evidente che il lavoro... C'è il lavoro, no? Non è che non producono perché assumono delle persone se non possono produrre, se hanno dei problemi di produzione. Quindi mentre si leggeva dalle nostre parti, combattono con le pale, sono finite le patatine fritte, è tutto un disastro, io raccontavo, guardate, stanno assumendo delle persone qui nella zona degli Urali, intorno a Ekaterinburg, dove ci sono fabbriche di carri armati, di missili giganteschi, stanno assumendo, dunque si assumono perché evidentemente c'è lavoro, c'è produzione. E vi dicevo che poi era sufficiente studiare la storia. Allora, i russi hanno subito varie invasioni, si ricordano ovviamente le due principali, l'esercito napoleonico, la grande armata, Napoleone arrivò a Mosca, addirittura entrò al Cremlino, vide Mosca dalle colline dei Passi, un luogo dove c'è oggi l'università di Mosca, dal quale si vede lo stadio Luzhniki, dove vennero fatte le Olimpiadi del 1980, e poi dove Putin va, diciamo, tiene i discorsi anche recentemente, dopo gli anniversari del referendum sulla Crimea, eccetera, eccetera. Napoleone arrivò lì, addirittura entrò dentro al Cremlino e poi è dovuto tornare indietro perché i russi diedero fuoco alla città, confidando nel tempo, nell'inverno, in tutte quelle robe lì, storie questa. E quindi Napoleone poi tornò indietro e vennero massacrati durante la ritirata. Anche i nazisti, che oltre ad aver
essere arrivati intorno a San Pietroburgo, Leningrado, e hanno resistito i russi per anni e anni, addirittura si sono mangiati i cadaveri, ma arrivarono, io lo racconto sempre questo, a pochi chilometri dal Cremlino, per non parlare poi della resistenza di Stalingrado, quei 200 giorni eroici dal punto di vista sovietico. Vi è un monumento che si trova in questo momento tra l'aeroporto principale di Mosca e il centro di Mosca, che segna il punto di massima avanzata dei nazisti, 20 km dal Cremlino, eppure hanno resistito. E poi hanno fatto la controffensiva che ha portato l'armata rossa fino a Berlino. Anche oggi era prevedibile tutto questo. Prima vi ho parlato delle due grandi invasioni, perché poi c'è un pezzo su internet, lo trovate, di Barbero, che racconta, il professor Barbero, le varie invasioni che hanno subito i russi. Guardate che gli italiani, i soldati italiani, hanno invaso la Russia due volte, una volta chiaramente con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma prima durante la Guerra Civile. C'è un contingente italiano, credo 1918-1919, arrivò fino a Vladivostok, la città dove termina il percorso della Transiberiana. Vladivostok significa dominatrice dell'Oriente, è la città dove tra l'altro c'è nel porto di Vladivostok c'è la flotta appunto del Pacifico della Russia. E andarono vari contingenti occidentali ad aiutare l'Armata Bianca contro la rivoluzione, diciamo, che poi ha portato alla creazione dell'Unione Sovietica. Dunque, durante il momento di guerra civile, contingenti militari stranieri, gli italiani arrivano a Vladivostok, ma anche gli statunitensi. Sono delle immagini di migliaia di soldati americani che sfilano per le vie principali di Vladivostok. Poi si sono ritirati quando i bolscevichi hanno vinto la guerra civile. Per dire questo, lo dico sempre perché è importante concepire, capire la memoria storica di un popolo. Cioè, il problema delle invasioni, il pericolo di essere invasi, i russi ce l'hanno da tanti anni. Cioè, 1812 mi pare le campagne napoleoniche in Russia, la Seconda Guerra Mondiale. Dunque, molte famiglie dei russi, molti russi hanno un nonno, un parente, uno zio ucciso dai nazisti. Dunque, sono delle cose che io le ho sempre dette dall'inizio, perché conta, la storia conta appunto per come viene forgiato un popolo, per la memoria storica di un popolo. Tutto questo avrebbe portato ad una resistenza, o quantomeno al sentimento di resistenza da parte del popolo russo, e chiaramente conoscono la guerra di logoramento, conoscono l'importanza del tempo dal punto di vista strategico-militare e hanno utilizzato il tempo a loro vantaggio. Per questo combattono senza utilizzare tutto il proprio potenziale appunto militare. Questo è quanto. Comunque, vi ricordo il libro, Scomode Verità, racconto questo e altro, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, e come sempre vi dico di unire i punti, unite i punti. Questi articoli sono usciti oggi su il fronte che sta collassando, e lo dicono gli ucraini, e la strategia bellica che ci ha portato appunto a questo momento, il tutto per favorire soprattutto gli interessi finanziari, ma anche strategici, nordamericani, e gli interessi delle principali fabbriche di armi nordamericane. Domani, venerdì 5, sarò a Taneto di Gattati con Reggio Emilia, al fuori orario, con il mio monologo su Assange, e dopodomani, sabato 6 aprile, sarò al Teatro Acacia di Napoli, sempre con il monologo su Assange. Ci sono alcuni posti a disposizione ancora, quindi vi aspetto. E come sempre tentiamo di unire i pezzi, di fare collegamenti, non facciamoci mai, mai, mai prendere in giro, in questo caso, dalla propaganda del blocco occidentale. Grazie a tutti.